siamo qui per due motivi: uno chiaramente per festeggiare, per abbracciare tutti quelli e quelle che ogni giorno danno il loro contributo contro le prepotenze, contro la mafia, e l'altro è anche quello di organizzare una bella registrazione di questa voce antimafia che viene fuori e di metterla in un disco dal vivo. Grazie, cantate senza pensarci e buon divertimento con la banda. Sono state oltre 20.000 le persone accorse da tutta la regione a Firenze per assistere al primo concerto della legalità in Piazza Santa Croce. A presentare la serata sono stati Daniela Amorozzi, attrice della fiction Distretto di Polizia, che ha letto un articolo di Roberto Saviano, e Federico Gelli, vicepresidente della regione che ha organizzato l'evento. Proprio Gelli ha annunciato che il concerto diventerà un appuntamento fisso di fine estate che chiuderà il lavoro che ogni anno ragazzi e ragazze da tutta Italia svolgono nelle terre confiscate alla mafia. Dopo un collegamento via internet a Canicattì con alcuni dei ragazzi ancora a lavoro, spazio alla musica con i Bandao, che hanno improvvisato un corteo per le vie del centro di Firenze, ma soprattutto con la banda Bardot, che ha tenuto il palco per circa due ore alternando pezzi del nuovo album Come Bambino ai classici Viva Fernandez, Mojito Football Club e Manifesto.